Quando fate una ripresa con la telecamera o con la macchina fotografica, dovete mettere a fuoco il soggetto principale dell'immagine. Se usate l'autofocus, sarà la macchina a farlo. Non tutte le parti dell'immagine, però, potrebbero risultare a fuoco. Facciamo qualche prova. Siamo stati in un giardino pubblico per riprendere questo gioco. Abbiamo usato tre obiettivi diversi: un grandangolo, il normale e un teleobiettivo, mettendo a fuoco sempre lo stesso punto. Con il grandangolo tutta l'immagine è a fuoco, mentre con il normale lo sfondo è meno netto. Con il teleobiettivo vediamo lo sfondo sfocato. Possiamo dedurre che con gli obiettivi a focale lunga la messa a fuoco è più critica. Ora proviamo a filmare le stesse cose con varie aperture di diaframma. Con il normale notiamo che ad apertura f6,3 lo sfondo è sfocato, mentre a f20, quindi un diaframma molto più chiuso, lo sfondo è a fuoco. Proviamo ora con il grandangolo. Non vi sono grandi differenze fra le due aperture di diaframma. Con il teleobiettivo invece la differenza è grande. Lo spazio in cui l'immagine è a fuoco si chiama profondità di campo. Questo spazio dipende dall'obiettivo usato e dall'apertura di diaframma. In quest'altro esempio, girato con un leggero teleobiettivo, si vede come il cambio di diaframma, compensato con regolazione del tempo di otturazione, influisce sulla profondità di campo. Per eseguire una messa a fuoco precisa del soggetto che volete riprendere, vi consigliamo di utilizzare un diaframma molto aperto. Questa è la condizione più critica. Tornate poi a impostare il trio diaframma, tempi, sensibilità sui valori che preferite. Usando uno zoom fate la stessa cosa, ma zoomate completamente sul soggetto. Fate il fuoco, come sempre, con il movimento a forcella. E tornate alla focale che volete utilizzare.